Salve a tutti ragazzi, siamo qua con Alessandro Gaetano Dall'Icardillo. L'uomo dei mille nomi. L'uomo dei mille nomi, ma non è spagnolo. Che mazzo hai giocato? E che risultato hai fatto? Ho fatto top 8, 4-2 in Svizzera, ho giocato l'amore della mia vita, che è Sword Soul. Finalmente sono tornato alla retta via. Penso che sia una lista abbastanza stata, non mi sono inventato niente. Il mazzo ha fatto quello che doveva. Con qualche, magari una scelta tech, ma più di tanto. Allora, passiamo alla lista. Intanto subito devo ringraziare Leonardo Girolante, perché è stato letteralmente tutto il mazzo tranne le staple. Grande Leo. Oh, ma siamo dei simili. E quindi lo amo. Ringrazio come sempre, se non me li scordo, le faccio anche. Grazie a tutti gli squali che sono sempre compagni di team, domani mattina. Domani compagni testing e soprattutto il team bellissimo, che il mio team mi sopporta sempre e sopporta soprattutto. E a chi ha passando. Allora, iniziamo la lista. Tremoi, best waifu, perché best normal, perché è secret. No, ci sta. Comunque, a parte le minchiate, pescare dal vantaggio. E con il ban di Aurora non ritorni a giocare Draghite, quindi acqua, titan e gate. Long Yang oggi è stato strano, abbiamo avuto un rapporto strano, perché o ne pescavo uno, cioè non ne pescavo o ne pescavo tre. Taya ha fatto il suo. Poi una scelta strana, ma che io da quando ho scelto il mazzo ho sempre rispettato, le due Ecclesia. Il problema del mazzo è non, la cosa forte e buona, soprattutto questo meta, non si prende Ash, quindi qua è uno spot dove si prende Ash ed è forte. E in più, più di un'Ecclesia è brick, che non è Wyrm, non è Swarsol, non è un po' brick. Da secondo buona ribaltare se non si prende Collette. Reparto Teni, tripla Shuna, triplo Vishuda, triplo Dara e Shtana, standardissimo. Da secondo fanno vomitare perché sono troppo forti. È quello che ti fa fare di cose interessanti. Ma come a cattino giocate 9, 3 Ash, 3 Corvi, perché mi aspettavo tanti Branded e all'inizio ne ho beccato assai, anche Eldritch, sono stati buoni. Poi ho giocato la carta più forte del torneo, 2 Droll, ne ho giocate 3 perché avevo paura di mazzi set, mazzi come Salamangrit, mi aspettavo dove erano troppo situazionali e ne ho visti tantissimo, quindi ha pagato. E come mono HT Bell, che mi aspettavo tanti Bray e tanti Branded, quindi se non hanno la Lost è fortissima. E in più contro Eldritch una carta in più, magari contro Collet, contro carte strane. Insomma, ma non Shifter, vero Drollix? Ah? Poi come reparto magie, sempre per consistency, 3 comparse. Poi 2 Vessel e 2 Circoli, perché Circoli volevo mettere che avevo troppa paura di impermanenza Muzzo. E quindi ho dovuto cattare una Vessel, che almeno essendo che si può attivare una volta per turno, tentavo di non averne una 2 in mano, capitava sempre. E questa ti fa ripartire, ti fa doggiare, a 8000 mistica se ci sa giocare attorno. Poi sono tornate dalla banned più forte che prima le Desire. Non so quante bella volte mi sono bannato la Blackout, è tipo X Long Yang. E poi la Colled è stata veramente forte, vabbè la Colled è la Colled. E la Blackout l'ho tirata pochissime volte, ma sembra che sia fatto il suo. 40 carte? 40 carte è super standard, cioè super consistente. Reparto più forte dell'ex dei token, che sta che sembra il mio cocoro. Poi triplo Monaco. Ora che hai ripeto tutto il reparto Aurora da non c'è tanto spazio, aiuta a grind game, la sciamana che ti aiuta se hai Taiemo in mano. Super standard Cixiao, carta più forte del mazzo, partenza, negate, grazie a mazzi. Me l'hanno prestati, non sono così ricco. 2 Baxi e Noiazzi, cioè tutto il reparto Yang Xing è veramente forte. Baxi è la carta secondo me più sbroccata di tutto il mazzo, ribalta, li fa scombare, fa tutto. Drago Burst che aiuta a ticappare la casa forte, lo fai e poi il turno dopo gli fai sopra il monaco e il mostro senza effetto aiuta a scombare. Draghite è servito lo scopo, non l'ho mai calato perché ho giocato tantissimo di tempo in questo torneo, quindi era sempre bloccato a Wyrm. La carta più bella del gioco, Jin Jing, otta qualsiasi cosa, troppo bello con una cosa di Monster Hunter. Long Yang è stata fortissimo in un matchup in cui non pensavo, cioè Flow Andris, perché mi ha aiutato a togliere mina mistica e aiuta a fare X scombate, X plus, che fa tipo anche da Librarian. X poi, danni al tempo. Vabbè, assoluto. E poi il Barone, che sta a soldi solo perché è Barone. Passiamo alla side. Non so se è strano o no, però è stata una buona side. Formato. Uno Droll per arrivare a 3 nel matchup in cui serviva. La carta più forte della side, tipo Darkwing Amore, ora che faccia.
su farci sparita mi aiuta soprattutto il, ora vedendo il main, a parte l'ash e il droll, ha un brutto matchup questo mazzo contro Flow Andri, quindi molto della mia side, perché per il resto del meta era tranquillo a meno che Dark MB, ma non questo meta shiftato, era tutto Flow Andri Zed, infatti è servita allo scopo in top. Cosa ti ha buttato fuori dalla top? Stavo per dirlo, infatti l'ultimo turno ha aiutato lo scopo, poi non ne ho visto e quindi ho perso la Flow Andris H con LED Turbo. Poi Back 8, 13 Twister e 2 Cosmic, sempre per carte di merda, e Dark MB, parla questa è fortissima, stand by contro Flow Andris, contro X cose. Ultimo Back 8, Red Reboot, ma non dato per Back, l'ho sfidato letteralmente in ogni matchup andando per secondo, perché Barrier è una carta di merda. A proposito del Barrier, non l'ho mai tirata, perché non l'ho mai pescata. Da primo il mazzo tipo ha fatto 5 mossi passo in mano ovviamente. E poi anche sempre per Flow Andris, sì, e per Branded, carte di side, ho giocato l'Anti-Spell Fragrance. È stato un ottimo torneo. Ringrazio sempre Toon Kingdom che organizza questi tornei e dà un senso anche ora che ora sono iniziati gli eventi, ma anche prima dell'inizio degli eventi dava senso al testing e avevamo degli obiettivi per cui giocare. Quindi ringrazio tutti i ragazzi qui. Ora stiamo morendo la fame, quindi andiamo a mangiare. Ringrazio Maug, il più grande amante di paperelle mondiale, Poggi, che è come cameraman. E ringrazio tutto il team Elysium. A presto, alla prossima.